Buonasera, buonasera alle lettrici e ai lettori e alle amiche e gli amici dell'altra città. E ci troviamo sul nostro divano blu alla libreria L'altra città di Roma per un nuovo incontro e appuntamento con l'autore. In questo caso abbiamo un'autrice importante che è amatissima da voi lettori e che presenta Sembrava bellezza, il suo ultimo romanzo, Teresa Ciabatti. È un'occasione molto importante per noi perché sappiamo che l'autrice ha un seguito molto vasto, ce lo avete dimostrato in queste ore durante gli annunci di questo appuntamento e ce lo dimostra anche diciamo, proprio la struttura di questo incontro, di questo pomeriggio, perché come avrete modo di vedere tra un po', ad intervistare Teresa Ciabatti ci sarà un nutrito gruppo di donne, oltre alle libraie qui presenti, e che provengono da diversi ambiti, ma sono innanzitutto delle grandi lettrici, delle appassionate di libri, delle professioniste del libro, ognuna a suo modo, e direi tra di loro anche amiche. Quindi c'è un filo rosso che ci unisce qui questa sera. E chiamo infatti sul palco Arianna Ballabene, Alice Scolamacchia e Maria Attolini. E sapremo di più di loro dalle parole di Lucilla. E chiaramente invito sul palco la nostra Teresa Ciabatti, che accogliamo con grande affetto e con grande piacere. Dice una cosa che già si anima. Allora, Teresa, ti annuncio brevemente Arianna Ballabene, che tu sai la prima che ti era stata annunciata in questa occasione come diciamo, tua intervistatrice questa sera. Arianna Ballabene è una nostra amica di lungo tempo, una lettrice appassionata, si è occupata a lungo e si occupa tuttora di comunicazione, però diciamo è ancora una notizia molto, molto fresca. Lucilla, Arianna ed io da ottobre abbiamo creato una piccola casa editrice, ma molto agguerrita, e quindi ma proprio piccolissima, per cui questa sera Arianna sarà anche un po' la nostra anima, la nostra portavoce e ci fa davvero piacere. È la prima volta che la coinvolgiamo in un'intervista con l'autore, ci fa molto piacere che ci rappresenti completamente. E insieme con lei che abbiamo Lucilla. Allora, insieme con la nostra Arianna, a parte che già il pubblico nei commenti ci sta salutando, quindi avremo tante persone con Questo noi. per Teresa però, Questo per Teresa. Questo per Teresa. Con noi abbiamo Maria Attolini, che è creatrice di una pagina su Instagram, una delle pagine più seguite sui libri. Liberiamoci. 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 Esatto. E tra l'altro, ne parlavamo prima, un po' come noi abbiamo creato la casa editrice in questo periodo di lockdown, Maria invece ha messo su questa pagina, facendone quindi di una passione, quella della lettura per i libri, anche una professione. E quindi, insomma, ecco, da questo periodo buio possono nascere cose luminose, interessanti. Poi, sempre con noi, abbiamo Alice Scolamacchia. Alice è giornalista e presidente dell'agenzia letteraria Maestri e Margherite. È E so anche mia anche amica, se posso che cosa? aggiungere. No, è anche tua amica, amica Ed della è mia anche tua amica. accorta. Una stalker di Teresa Ciabatti, ammazzo. Oh, poi con noi ovviamente la protagonista del pomeriggio è la Teresa Ciabatti. Lei è nata ad Orbetello, ma vive, ormai è romana, diciamo, e sicuramente scrittrice. La ricordiamo per aver partecipato nel 2017 allo Strega con La più amata per Mondadori e adesso è nuovamente candidata, giusto, Teresa, al Premio Strega 2021 proprio con il libro che noi oggi andremo a scoprire. Prima di dialogare e di aprire le danze, mi faceva piacere,
leggere una brevissima recensione di Jonathan Bazzi sul libro di Teresa, perché secondo me ci può già introdurre nell'atmosfera. Dice: qualcuno ha pensato e scritto che con la più amata Ciabatti avesse raggiunto il cuore delle sue ossessioni. Invece sembrava bellezza, dico io sempre per Mondadori, esige di rivedere il giudizio, perché si tratta di un libro che non si lascia condurre dal risentimento o dalla leggenda tutta privata, ma sa agguantare tutto, un tempo, tutta un'epoca, per farne racconto letteratura. E allora, entriamo dentro la scrittura schietta, potente, crudele talvolta di Teresa. Ma sei tra amiche, quindi tranquilla. A voi, Arianna, credo che è te il primo passo. Grazie per essere qui. Grazie a voi, veramente bello poter incontrare Teresa virtualmente, perché la sua scrittura cattura, cioè la ferocia di cui ogni tanto, no, la ferocia che abita, sembrava bellezza, ti riporta, niente, ti acchiappa. Quindi tu sei nel libro dall'inizio fino alla fine e lo finisci rapidamente, ne sei attratto. Infatti oggi dico anche a Maria e ad Alice di non raccontare molto, perché tantissimi stanno leggendo, il libro ha un plot importante, quindi non raccontiamo tanto. Mentre pensavo al nostro incontro, Teresa, ho sentito un'intervista che mi ha fatto pensare a te, che è quella di Fabio Cantelli, il portavoce, il vicepresidente di Abele, che io ho scoperto in realtà in Zampa. E lui, in questa intervista stupenda, ha detto: l'adolescenza, il tempo in cui ci formiamo, un tempo anche che ci costituisce poi per tutta la vita. Vi dico la verità, io non avevo mai riflettuto così tanto sull'adolescenza dopo aver letto Sembrava bellezza, e oggi le parole di Fabio Cantelli mi hanno fatto molto pensare a quanto invece l'adolescenza sia forte e ti riporta sempre un po' alle tue fragilità, che poi ci riportiamo ora in un'età così adulta. Tu parli della tua adolescenza, quanto questo richiamo dentro e fuori in Sembrava bellezza è così forte? Se ti va, qualche parola su questo, ecco, mi interessa. Allora, guarda, io sicuramente, diciamo, quella, la protagonista del libro, risponde a me in parte, ma non è nemmeno così importante sapere come e dove mi corrisponde. Sicuramente, diciamo, se tu mi chiedi cosa c'è della tua biografia, in questo libro io ti dico il mio corpo. Io ho dato il mio corpo odiato, col quale sono in lotta da quando ho 13 anni, insomma, dall'adolescenza, che rifiuto, che non sopporto, l'ho regalato, e non è un gran regalo, ma è più che altro un peso alla protagonista. E quindi poi ovviamente diciamo, quel tipo di sofferenza e di conflitto mi corrisponde appieno. Poi io ero, diciamo, questa voce narrante che è così anche nella più amata, risulta così fastidiosa, così colorata, in realtà è una specie di idealizzazione malefica di me, perché io non specie da ragazzina non sono mai riuscita a rispondere, a sostenere un conflitto, a rispondere a un torto, cioè non a reggere un confronto, non ce l'ho mai fatta. Sono stata una ragazzina paurosa e sono una donna in realtà ancora insomma per niente coraggiosa. E invece nella scrittura, qui a questa voce, a questo alter ego, do parole e gesti che io non ho mai avuto e non ho ancora, perciò è non solo una grande liberazione, ma anche la curiosità di vedere come va a finire questo alter ego, diciamo così, così cattivo. Devo dire che va a finire male, cioè più o meno tutte e due, sia nella vita che nel libro, la versione buona, la versione cattiva, finiamo nello stesso punto, però. E quindi certo, l'adolescenza per me è stata sempre,
per come l'ho vissuta io, è stata fondamentale e entra per forza, è sempre entrata nella mia scrittura, nei miei libri. Qui diventa proprio il centro, perché la protagonista, che è adulta, di mezza età ormai, 47 anni, che è diventata una scrittrice famosa, poi vedremo che in realtà lo dice lei che è famosa, ma molto meno di quello che lei racconta, e ha, nonostante l'età, ha ancora questa voglia, questa ossessione. I compagni del liceo che l'hanno trattata male, l'hanno derisa, l'hanno messa in un angolo, non amata, a quest'età, ripeto, ancora a 30 anni di distanza, il suo desiderio è quello di poter avere una rivalsa su questi ex compagni ricchi che lei vedeva, insomma, privilegiati, e di fatto li rincontra, per poi, diciamo, questa voglia di rivalsa perde assolutamente fuoco, perché si rende conto che non ha senso, che tutti sono stati toccati dal dolore, anzi questi che lei vedeva come grandi privilegiati hanno avuto una vita più dolorosa, molto più dolorosa della sua. Tutti sono invecchiati, invecchiamo tutti, per fortuna. Chi non invecchia è l'altra protagonista, la Livia. La Livia, la bellezza, lei proprio quella che è bellezza, e poi e non invecchia perché rimane adolescente, poi per tutta la vita, anche se anche lei ha quasi 50 anni, e quindi è un romanzo di donne adulte ormai ed un confronto molto interessante. Però basta, non mi parlo più, e adesso passo la parola ad Alice, così sentiamo Alice e continuiamo a parlare con Teresa. Grazie. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Io devo dire subito che ho letto tutti i libri di Teresa e li ho amati. Lei lo sa anche Arianna, ed è per questo motivo che mi ha coinvolta. Ho cominciato con Adelmo torna da me, insomma, nei primissimi anni 2000, e mi è piaciuto, tant'è vero che io scrissi una delle mie primissime recensioni su quel libro, perché all'epoca lavoravo in libreria, la Feltrinelli, e mi aveva colpito il titolo, quindi l'avevo preso, l'avevo letto, avevo scritto di questo libro, e Teresa aveva scritto un messaggio al sito che l'aveva pubblicato, e quindi così è cominciata la nostra conoscenza, poi a me piace dire la nostra amicizia, sì. Perché poi li ho letti tutti, e la mia domanda... Io, Sembrava bellezza, l'ho letto in un giorno e una notte, non riuscivo a staccarmi, e mi dicevo, ma com'è possibile? Io li ho letti tutti, cioè, qualcosa si dovrà intoppare, e invece no, perché io mi ritrovo, tra l'altro per me il liceo è stato un periodo terribile, quindi io, leggendo quello che scriveva Teresa, dicevo, ma anche a me è successo questo, e quindi è stato proprio un ritrovarsi. Invece la domanda che volevo fare a Teresa, che non è per niente tenera con se stessa quando parla dei suoi personaggi, e probabilmente i lettori si chiedono se quei personaggi sono lei, volevo chiederle, ma man mano che scrivi questi libri, che sono feroci, ne parlavamo prima di cominciare, anche se sei lucidi nella ferocia, cioè hanno sempre qualcosa da dire, non sono mai banali, ma tu riesci a perdonarti poi rileggendo quello che scrivi di te? Cioè il fatto che tu non sia per niente tenera con te stessa, riesci in qualche modo poi, non ti dispiace mai per questi personaggi che sono te stessa? E secondo me tu hai tantissime cose bellissime, quindi essere così spietata nei confronti delle tue protagoniste ti aiuta poi a perdonare te o no? Allora, che domanda, la domanda difficilissima. È domandina. Sì, esatto, tu non ti credi che può essere così, conoscendola, impossibile? No, ma infatti io sicuramente, cioè, vabbè, tu mi conosci, siamo amiche, certo. Io sono, secondo me, diciamo, io sono meglio. Certo, no, per questo. Ma no, ma se vuoi non è meglio, io sono normale. Sono una persona normale, quieta, molto pigra, che non esce di casa, va a dormire alle 8:30, si sveglia alle 7, porta la figlia a scuola, lavora tutto il giorno,
vedo due amiche nell'arco di un anno, cioè sono molto molto solitaria, ho un marito, sempre quello, e veramente è una vita molto noiosa. Io sono di mia una persona molto noiosa, ma anche, se vogliamo, molto prevedibile, molto calma. Quindi i personaggi, i libri, la letteratura in generale, insomma la scrittura, per me è la possibilità di un'altra vita, di un altro mondo. Poi certo ci metto anche dentro tutti i miei difetti, ma insomma non lo so, sai, questa cosa della cattiveria per me è stata a un certo punto con la chiamata gestita malissimo, traumatica, perché io avevo fatto ho scritto la più amata, i miei libri precedenti erano letti solo da Alice. No, è vero. Il mio lettore unico. Io li regalo anche, comunque, almeno altre 10 persone, li regalo anche, quindi almeno 10 altre 10-15 persone li leggo. L'unica persona era Alice, appunto, che è mia amica, perciò non avevo un pubblico. E quando io ho scritto La più amata, non mi sono posta, era un esperimento questo di mischiare finzione e realtà, di mettermi col mio nome, i miei familiari, eccetera, eccetera. E quindi non mi sono chiesto, Dio, come reagirà il pubblico, perché io non avevo un pubblico. E quando poi invece il pubblico è arrivato per questo libro, è arrivata anche la reazione, che non sempre, anzi quasi più delle volte non era una reazione pacifica, era anche aggressiva, perché io non avevo molto ragionato, appunto non avevo ragionato su questa reazione, e quindi nemmeno sul gesto in sé che rappresentava quel libro. E quel libro era, poi l'ho capito dopo, cioè, ho impiegato un po' di tempo a capirlo, era un atto aggressivo, era un'aggressione. Quindi in qualche modo la dinamica giusta era che tornasse indietro aggressività. Però io purtroppo non ero quella spavalda, quindi io non ho saputo reggere quell'aggressività. Allora mi ricordo che andavo in giro e dicevo: ma io sono buona, io sono una persona buona. Cercavo di convincere le persone, perché mi spaventava tantissimo l'idea di poter essere confusa con quel personaggio, e quindi era diventato, cioè, proprio un fatto, ma non solo di orgoglio, cioè io dovevo dimostrare la mia bontà, capito? E però questo dover dimostrare la mia bontà mi allontanava tantissimo dalla scrittura. Anche qui ho impiegato molti, ho messo molti anni per, insomma, molti, tre così, per riprendere quella voce che non volevo riprendere in nessun modo, perché mi spaventava di nuovo pensare a una possibile reazione, a un possibile cortocircuito. Però quando ho capito cosa significava veramente quella voce per me, che era un modo di stare al mondo, come vi dicevo prima, un modo quasi alternativo, no? Di vivere tutte le vite che io non ho vissuto, perché io sono una persona che ha vissuto molto poco, alla fine, sono stata sempre ai margini, testimone di qualcosa, ma mai protagonista. E ho viaggiato poco, per quanto possa essere interessante, però un po' come Algari, no? Che da casa sua immaginava e andava lontano. È la stessa funzione per me alla scrittura è quella di andare lontano in altre vite, vivere anche delle avventure, una vita più avventurosa, e non questa noia, questa lagna che beppa così, no, che vivo io. Ma a questo proposito, poi ripasso la parola, io ho letto alcune recensioni online che hanno scritto del tuo libro. Quella che mi ha fatto dire... Non ho letto niente, non mi dire cose brutte. No, quella che mi ha fatto dire è stata quella di un mega femminile, non ti so. No, io non ti manco più, capito, perché prima con la più amata mi andava a vedere tutti i commenti, le cose, è devastata. Ora io non guardo niente. Ma questo è divertente, perché lì praticamente facevano una tua biografia,
dicendo che tua figlia si chiamava Svetlana. Questa cosa mi ha fatto ridere tantissimo, perché vuol dire che proprio avevano preso per il tuo libro e scritto di te esattamente quello che c'era nel libro, cioè non capendo niente. No, con questa è andata. Sì, hanno non preso. È vero, perché la figlia si chiama Lavinia. Stiamo scherzando. La Vigna è la neve. Lo sappiamo. Però abbiamo detto che non dobbiamo rivelare troppo. No. Stiamo giocando. Sì. Maria Tolini. Grazie, buonasera a tutti. Io ho scoperto Teresa Ciabatti nella più amata. E sono rimasta veramente travolta da questo libro, con questa scrittura molto forte, molto potente e a tratti spiazzante. E ancora adesso conservo l'immagine, io ho delle immagini che mi porto dietro ancora e che ogni tanto vado a riguardare e vado a rileggere, e ho questa immagine molto forte della conclusione della più amata all'inseguimento della gallina bianca, che mi è rimasta proprio impressa, e con questa anche conclusione in cui di presentazione, in cui dice: sono Teresa Ciabatti, ho 44 anni e non trovo pace. Dopodiché ho riallacciato il discorso con Sembrava bellezza, che ho cominciato e non riuscivo a staccarmi dal libro, perché soprattutto la prima parte mi ha presa molto, in cui troviamo invece un io narrante, in parte autobiografico, a 47 anni come scrittrice affermata, giornalista e quant'altro, e praticamente dall'infanzia si fa un salto in avanti nell'adolescenza, perché mi ha colpito molto questa frase: è impossibile dimenticare. Ed effettivamente, oltre che è impossibile dimenticare, perché l'adolescenza comunque in qualche modo ci segna le nostre esistenze, ci forma e ci condiziona in alcuni aspetti anche del nostro carattere, del modo di essere, in base a quello che viviamo, alle esperienze che facciamo. Io personalmente mi sono molto riconosciuta nei flash e nelle esperienze che vengono riportate dalla protagonista, anche dolorose, quindi a livello di amicizia, a livello di esclusioni, a livello di sofferenze amorose, e anche alcuni flash sulla famiglia. Ci sono alcuni tratti, per esempio, della madre, oppure anche ho trovato molto efficace e allo stesso tempo anche doloroso per me stessa la scena in cui l'io narrante decide di rompere un'amicizia, e devo dire che lì anche la domanda, ma che cosa ho fatto di male, dove ho sbagliato, quante volte io personalmente me la sono posta questa domanda, e non solo da adolescente. Quindi, fatta questa premessa, ero curiosa di sapere, a questo punto, della vita, dopo aver scritto queste cose, quanto è in pace Teresa Ciabatti? C'è un momento della vita in cui uno riesce a fare pace anche con quello che ha passato, cioè a metterci una pietra sopra e a ricominciare da capo un nuovo percorso della propria vita? Allora, due discorsi ci sono qua. Uno, che io ho scoperto che la mia propria stagione è la mezza età. Io non ero adatta per la giovinezza, e quindi sono stata sempre una ragazza sofferente, che non riusciva a tenere il passo degli altri. Tentavo di stare dietro, ma rimanevo sempre indietro a tutti. E devo dire, non tornerei mai indietro all'adolescenza, alla giovinezza. Questa è la mia dimensione ideale, e se potessi, non, insomma, è una scoperta, è meraviglioso proprio. Per quanto riguarda, tu dici far parte con quello che ci è accaduto. Allora,
In realtà la verità è che a me non è accaduto niente, per cui, e questo è molto importante, nel senso, io anche rispetto a Sembrava bellezza avessi dovuto raccontare la mia adolescenza, il libro si fermava lì, si fermava con l'amichetta, le due ciccione che facevano le telefonate anonime dalla stanzetta e niente, cercavano di sabotare le feste a cui non erano invitate. Non è accaduto niente nella mia adolescenza fuori da quella stanza, mentre invece qui accade tanto, accade Livia che perde, insomma, che diventa un'altra cosa, Livia che è la sorella della Federica, l'amica della protagonista, che è la ragazzina più bella della scuola, tutte vogliono essere lei, anche questa, la protagonista, la voce narrante, e poi basta una notte perché nessuna più desideri essere Livia, perché Livia cade dall'impalcatura del palazzo, poi si capirà bene la dinamica dell'incidente, diciamo così, e così va in coma, viene operata la testa, si sveglia, quando si sveglia dal coma ha dei danni enormi all'emisfero sinistro del cervello, deve ricominciare tutto da capo, non ha più la memoria danneggiata, comunque rimarrà per sempre una persona danneggiata, e quando la protagonista la ritrova a 50 anni è appunto la ragazzina di 16 anni che però ne ha 50, è l'unica che riesce a mantenere la bellezza e la giovinezza. Quindi vabbè, nel libro, nella vita di queste donne succede tanto, nella mia, a cominciare dall'adolescenza, non è successo niente, appunto non è successo niente, e così in fondo anche con la più amata, nell'infanzia, non è che io abbia avuto chissà quali traumi, lucidamente anche lì è tutto no, drammatizzato, è come se fossero finte autobiografie di una mitomane, soprattutto la più amata. Perciò io scrittrice non devo, e quello che poi do, attribuisco alla protagonista del libro, è scoprire quanto poi non dipende, per esempio, noi pensiamo sempre di avere, non so, nell'adolescenza, nell'infanzia, di aver sofferto solo noi, di aver avuto la vita più tragica, poi dopo basta guardarsi intorno, ma di pochissimo, per rendersi conto che non è così, è uno sguardo proprio solo su se stessi, e quindi è quello che scopre, no? questa protagonista, rincontrando tutti gli ex compagni di scuola che credeva che erano ricchi, che lei li vedeva così, anche al riparo dal dolore, e non lo erano assolutamente, e quindi il suo pregiudizio si ribalta, anche l'idea, no? Che lei era quella che si è fatta da sola, che veniva dal nulla, tutta questa retorica. Insomma, non è vero niente, si contraddice, poi si deve ammettere che non è vero, come quando appunto prima Maria diceva la protagonista ripete spesso cosa ho fatto di male, ma insomma si presenta come vittima tipo fino a pagina 40, e poi dopo c'è questa scena ferocissima di lei che si allontana da Federica, dalla migliore amica, e del motivo, della motivazione, come le dice che non vuole più vederla, che è veramente dimostrando di essere la più cattiva di tutti quei cattivi che lei ci ha raccontato fino a lì. Quindi io, non è un discorso, il passato, certo c'è chi l'ha avuto più doloroso e chi meno, in generale per tutti, anche bisogna lasciare andare il passato, cioè è faticoso per tutti separarsi dal passato, ecco, indipendentemente da quello che abbiamo vissuto, e io ho vissuto poco, ci tengo a ribadirlo, è difficile, e anche lasciare andare il passato è anche lasciare andare le persone che non ci sono più, per esempio, quindi tutti i propri morti. La letteratura poi ha anche questa funzione di riportare in vita le persone che non ci sono più. E quindi chi scrive, secondo me anche chi legge, è facilitato
è facilitato a sopravvivere in un modo così più, forse meno doloroso. E il tuo libro aiuta anche in questo, devo dirti, proprio in questa difesa dell'errore. La difesa dell'errore che fai è molto interessante perché non c'è giudizio. Questa è una cosa che a me colpisce. Quando tu racconti della vabbè, la più amata sì, è ancora evidente di più, però anche qui il personaggio è forte. Però quello che colpisce è che non c'è giudizio. Cioè tu non la giudichi. Cioè o comunque almeno a me non è arrivato l'induzione al giudizio. Io sono anche stata dalla parte della senza nome, cioè l'ho quasi difesa perché lei non poteva fare altrimenti, non aveva gli strumenti, cioè non si ricordava il colore degli occhi di suo fratello gemello. Questa cosa mi ha colpita tantissimo. Una persona come poteva essere madre così spontaneamente, cioè una persona così profondamente concentrata su di sé. E volevo dire solo una cosa che mi ha colpito tanto, questo affresco di Roma. Io adesso ti sto parlando da Roma, da Roma Sud, e nel tuo racconto c'è tanta Roma, c'è una Roma descritta a flash molto interessante, quindi la Roma Emanuela Orlandi, gli anni in cui le ragazze si perdevano. Questa è una cosa che colpisce colpisce tanto, la cronaca che entra flash ed è una storia al femminile, dove le ragazze quindi si possono perdere. In realtà Livia, che è una delle tre protagoniste, ha talmente tanta libertà in testa che lei si può perdere e poi tornare. Poi è l'unica che in realtà si perde proprio, cioè lei cade, è quella che fisicamente cade. Questa tua capacità di lettura della cronaca la trovo molto interessante. Ti volevo chiedere quanto la cronaca la senti necessaria nel tuo racconto, ecco questo. No, sì, per me è fondamentale, perché per dirti, Emanuela Orlandi e anche la cronaca cambiata di segno, no? Perché Emanuela Orlandi, ovviamente per chi era già adulto, è stata subito percepita come una tragedia. Per chi era bambino, ragazzino, soprattutto femmina, diciamo, all'inizio no, c'era quel desiderio con Roma tappezzata di tutti della sua faccia, con l'Egon e la fascetta sulla fronte, di dire oddio, voglio essere al posto suo, perché uno pensava che fosse gli strumenti per analizzare quel fatto lì era quando uno si nascondeva per farsi cercare dai genitori, per tornare ed essere amato di più e stare al centro dell'attenzione, era quelli gli strumenti dell'infanzia, cioè che noi a 10 anni davanti a un fatto così l'abbiamo letto, la prima lettura è stata quella, e quindi è stata la voglia di dire anch'io. E poi dopo il fatto che non tornasse, 1, 2 anni, 3, quella è stata la fine della giovinezza, la fine di una generazione, perché non, appunto, non c'era più spazio per il ritorno, non c'era più quella possibilità lì. E allora, per esempio, a me interessa molto, io devo dire guardo molta televisione e leggo anche molti giornali, e credo che soprattutto la televisione sia importante, perché si capisce cosa non si può fare, non è più raccontabile in letteratura, cosa la televisione si mangia e diventa un simbolo. Allora, per dirti, io faccio sempre l'esempio delle Torri Gemelle, e quell'immagine è stata talmente, già dopo, il giorno dopo i 24 ore, era così, stata trasmessa, divorata dalla televisione, che era difficilissimo poterlo usare con lo stesso significato in letteratura, come fine del mondo occidentale, eccetera, eccetera. Dovevi, per sorprendere, cambiare disegno, era complicato. E così Emanuela Orlandi, di cui diciamo sappiamo tutto, nel senso, tranne la fine, però non può essere, cioè deve essere, in letteratura doveva essere usata, deve
se usate in modo diverso. Allora mi ha colpito, ho letto, perché non leggo, però ogni tanto mi taggano e quindi, e quindi io penso che se mi taggano è una bella cosa e vado a leggere, e no, invece è una stroccatura. Però no, ma questa era una stroccatura gentile, gentile, educata, però mi ha colpito perché diceva questo, cioè un uso pornografico della cronaca di Emanuele Orlandi. La, diciamo, chi scriveva, che era una donna, aveva sentito proprio, l'aveva percepito come un sacrilegio, cioè usare Emanuele Orlandi come desiderio, come le ragazzine che vogliono essere lei. E per me non era una mancanza di rispetto, veramente era riportare la percezione dell'infanzia, dell'adolescenza, di un rispecchiamento a quell'età, perché comunque lei è stata rapita piccola, è sparita piccola, e quindi non c'era nessuna volontà di mancare di rispetto, vabbè, tantomeno di derisione, insomma, penso quello sia chiaro. Però io credo che la cronaca, la letteratura, alla cronaca la letteratura debba per forza cambiare di segno, dare un altro significato, un'altra direzione, perché possa in qualche modo continuare a risuonare e non a dire vabbè, insomma, volto pagina perché tanto questa cosa già la conosco, a qualche modo tenere vivo quel dolore o quel fatto. Chiarissimo, condivido. Però se posso, anche nei Giorni Felici, che è un libro precedente, tu parli di, devo cercare di non dire troppo di Sembrava Bellezza, è stata una vostra raccomandazione, perché sennò non la finirei più, però nei Giorni Felici in realtà Teresa anche da lì parte, non voglio dire da fatti di cronaca, però da delle situazioni che realmente succedevano, che realmente sono successe, e poi si scopre tutto alla fine, cioè il motivo per il quale aveva parlato di quelle cose. Quindi nei suoi libri ci sono sempre dei riferimenti a fatti reali, ma questo significa che uno raccolta come la realtà, non che... Posso dire una cosa? Allora, questo, in realtà questo libro, ma lo sa solo Alice, fra l'altro non è ristampato perché io non voglio far ristampare i miei libri prima della più amata, perché li considero come se fossero delle... Lo so che è un pensiero molto infantile, però dei tentativi prima di arrivare al libro che veramente volevo scrivere, che era La più amata. Giorni Felici, che è un libro pieno di difetti, però anche riconosco delle idee, ma comunque non voglio che venga ristampato. E Giorni Felici, che ha letto solo Alice, è ovviamente una specie di cartone preparatorio, mi sono resa conto, di Sembrava Bellezza. Perché tanti elementi ritornano e c'è quella, come dici tu, quel legame con la cronaca, i bambini, insomma, tanti bambini spariti nelle note, e poi la conclusione, insomma, ma non parliamo di quel libro. No, era un attacco, perché ne parlavo ieri con Arianna, cioè il fatto che nei tuoi romanzi, anche in Sembrava Bellezza, tu inizialmente non riesci a capire, tu dai delle informazioni che sono le più varie, perché noi scopriamo una serie di cose, parli di Federica, parli di Livia, parli della protagonista, parli del suo passato, del suo presente, di quello che era all'epoca, e poi tutte queste informazioni che uno legge avidamente trovano il cerchio perfetto nel finale. Ed è la sorpresa che tu dai in tutti i tuoi libri, perché poi alla fine tu dici ecco perché ci ha dato tutte quelle informazioni, anche quelle su Emanuele Orlandi, che poi sono reali, tu scopri alla fine perché sono state date, quindi comunque ha tutto un senso, lo dicevamo, ripeto, ieri con Arianna, rimani così e dici ah, adesso si ricollega tutto, e anche quello, insomma, non è facile ricucire quello. Tutto. Allora, grazie Alice per questo. No, non li ho scritti io, non ne sarei in grado. No, lo sai perché? Perché certe volte io leggo, appunto, mi dicono una scrittura di getto. Ora, non solo io ci lavoro, ci metto 4 anni minimo a fare un romanzo, ma per l'ultima versione che io ho consegnato di Sembrava Bellezza, era numero 42, che non significa correggere le virgole, era 42, 42esima riscrittura. E
diciamo, sicuramente io scrivo per arrivare, cioè quello che faccio, per esempio, è anche togliere le congiunzioni. Cioè io scrivo, poi vado a togliere, vado a ricollegare, a ricostruire, butto tantissimo. È un lavoro molto, molto faticoso, che poi alla fine possa sembrare una scrittura così di getto, un po' mi stupisce perché forse tornano troppe cose per essere così di getto, però va bene, ok. C'è una semina molto, molto consapevole di tutti gli elementi e della proprio così anche dell'esplosione della drammaturgia, però va bene, accettiamo questa scrittura di getto. Comunque io proprio per dire quanto tolgo le, non è che non uso le subordinate, le uso, ma dove posso io tolgo le congiunzioni, perché penso che le subordinate siano anche un, appartengano molto ormai al linguaggio politico e siano, ti impongono una logica a proposito di giudizio, e quindi una logica però alterata, assolutamente soggettiva. Allora, ora l'ho fatto in altre presentazioni, questo esempio, Salvini dice non bisogna aprire porti, far arrivare, accogliere i migranti perché portano il crimine, perché rubano, lavorano gli italiani, quindi lui stabilisce un nesso di causa-effetto. Ma è un nesso politico, è una logica assolutamente personale. E allora io credo che veramente queste logiche siano, ora a parte quella di, ma in generale, questa la quantità di congiunzioni indichi una specie di manipolazione, di volontà di persuasione che mi fa molta paura. Quello che vorrei io fare in letteratura è togliere qualsiasi giudizio e togliere, sottrarre il più possibile la manipolazione, che poi sicuramente c'è, perché ovviamente... Però non è sulle questioni, su questioni etiche, è su in questo caso sulla bellezza, sulla giovinezza, sul tempo che passa, sul dolore. Però è molto importante, cioè per me questo sottrarre il giudizio avviene prima di tutto attraverso questo tipo di scrittura. Maria? Allora, sei spiazzata? No, stavo riflettendo su quello che è molto interessante, queste cose che diceva Teresa. No, tiro fuori un altro tema che pure quello mi ha colpito molto, quello della maternità. La maternità che viene affrontata sia appunto nella più amata e ripresa anche qui nel rapporto con una figlia, diciamo ormai adulta, che insomma, quello penso sia chiaro, nell'esergo viene dichiarato che l'età della figlia è fasulla, quindi non è la tua. E anche lì, insomma, c'è un'immagine, insomma, escono fuori delle immagini molto forti e di un rapporto, insomma, non felicissimo, sia con l'immagine proprio della maternità che nel rapporto con questa figlia adolescente. Come mai questo? Cioè, come viene vissuto? No, allora, a me piace moltissimo, io ho una figlia femmina che ha da poco fatto 11 anni e ovviamente ho capito che sono ancora la maternità non è compiuta, nel senso si compie con la conoscenza, cioè tu diventi madre quando di quella bambina lì, quando la conosci. E forse la fatica che è più grande che deve fare un genitore è quella di staccarsi dalla proiezione, dalla figlia immaginata. Io me l'ero immaginata completamente diversa, me l'ero immaginata tutta graziata, bionda, con gli occhi azzurri, vado proprio vestita di rosa, svolazzante, che mi faceva danza classica. E invece mi è arrivata, insomma, appena ha potuto esprimere la sua personalità, una dark, che si vestiva più di nero già 3-4 anni, andava in monopattino.
E allora, avere, diciamo, che fosse così lontana dalla mia immaginazione, in realtà fosse, è stato sorprendente e anche è stato bellissimo, no? Che fosse al di fuori della mia immaginazione. E mi è piaciuta tanto, perché io ho conosciuto quella bambina lì, che forse me la sei, oggi me la sceglierei anche fuori dalla famiglia, come amica, non lo so. Però e io sono diventata madre di quella bambina lì e non di quella rosa che avevo immaginato. Quindi la maternità si compie nel tempo, attraverso la conoscenza, e è un ruolo che forse in realtà non si compie mai. Qui racconto una protagonista che esercita il suo istinto di maternità molto meglio, lo esercita meglio su altri, su sconosciuti, che sulla figlia, piuttosto che sulla figlia. E quindi alla fine lo esercita su Livia, cioè le capita di diventare madre di una donna di 50, di dover essere madre di una donna di e dover accudire una donna di 50 anni con dei problemi mentali. E che era esattamente la cosa più lontana dall'immaginazione di figlia che lei aveva, perché lei appunto voleva la bambina, soprattutto molto intelligente, la voleva, c'era molto chiara in testa. E quindi a me interessa tantissimo questo percorso di allontanamento dall'ideale e avvicinamento alla realtà. E non è detto che avvenga, peraltro. Teresa, infatti mi inserisco al volo, perché durante questa conversazione mi sono venute in mente delle parole, e ti ringrazio molto per aver puntualizzato delle cose, per esempio la libertà dello scrittore di rivendicare la propria libertà. E questo mi sembra fondamentale, essenziale, e spesso lo perdiamo di vista. E un'altra cosa che mi veniva in mente era il binomio prossimità e distanza. È come se tu, il tuo occhio da osservatore, che ho trovato molto ricco, molto, molto scrupoloso, giochi molto il gioco delle distanze, mi avvicino e mi allontano, e questo l'ho trovato assolutamente importante, e è come un filo che percorre e attraversa tutto il romanzo. Un'altra cosa che ho trovato interessante, e mi rifaccio sempre a questa capacità di osservare e di ascoltare, forse anche appunto, come dicevi poco fa, di stare molto sull'informazione, è questo anche di portare a galla, spesso con delle immagini veloci, delle veramente criticità del nostro essere stati e essere adolescenti. Quindi il tema del corpo che tu hai citato in apertura è evidente ovunque, il problema alimentare, il problema del non essere visti, che ci portiamo avanti sotto varie manifestazioni e sotto varie forme. Ti ringrazio tantissimo per questa sincerità, invece, che è una parola altra rispetto a quelle menzionate questa sera. E non dobbiamo dimenticare che spesso il dato di realtà non significa verità necessariamente. Esatto. E quindi mi pare che sia essenziale per chi vorrà leggere Teresa Ciabatti e che magari ancora non l'ha scoperta. Queste sfumature vanno assolutamente prese in considerazione. Non so se ti va di... No, ma io ti ringrazio, sono d'accordissimo con te. È vero che io gioco tantissimo sulla prossimità, vicinanza e lontananza. In questo caso è vicinanza e lontananza dalla malattia, che per me è il centro del romanzo, ed è Livia. E tutti i personaggi sono un po' ossessionati nel loro sguardo, anche quando Federica diventa madre e la protagonista diventa madre. Il primo pensiero è quello che non ci sia un danno, che questi bambini siano, che questi figli siano sani, siano addirittura intelligentissimi. E quando la figlia Anita, della protagonista, dice vado al quiz televisivo, la protagonista è disperata e dice oddio, questa è cretina, è la sua prima preoccupazione, mentre invece poi vabbè, il quiz è difficilissimo, la bambina, la ragazza si dimostra molto intelligente, molto capace, però... E poi distanza e vicinanza
dal tuo. Nel senso che per me in questo libro, e poi magari chiudo perché vedo, non vorrei trattenervi troppo, però ci sono due poli, che è il non esserci, la sparizione, quindi Emanuela Orlandi, le ragazzine del reportage, le ragazzine anoressiche che desiderano sparire, e poi dall'altra parte il problema dello spazio occupato, di quanto pesa il proprio corpo, che è un problema della protagonista, che è un problema di Federica, di tanti altri personaggi. E quindi è fra il non esserci e l'esserci troppo. E questi per me sono i due poli dentro, e dentro per romanzo, questi sono i due paletti. Sì. Grazie Teresa di questo farci entrare a modo tuo, no? Dentro il libro, perché poi il lettore ha il suo punto di vista e potrà trovare ciò che vuole. Quindi, ma questo è il modo tuo, la chiave di lettura che ci stai offrendo questa sera. C'è Fernanda che troviamo nei messaggi che dice: scoperta grazie a voi, e quindi sì, ci siamo, ci vediamo in libreria. E quindi l'hai riconosciuto poco fa, no? Quanto le librerie sono anche luogo, no? Dove appunto c'è un invito alla scoperta. E c'è anche la Patrizia che ricordiamo, nostra carissima amica. Mi piace quello che dice Teresa Ciabatti, è piacevole leggerla ed ascoltarla, è attenta, profonda e spugnosa. ragioniamo su questo termine. Mi piace, spugnosa mi piace. È molto molto efficace, sì. E c'è anche Claudia, non so se la leggi Silvia. Sì, Claudia con la Santi. Sì. Ecco, raccontasti anche del potere sullo smaltimento dei rifiuti, sì, forse lei ecco, Claudia ti ha letta proprio tutta, sì, come Alice. Anche Claudia. Sì, anche Claudia è una super fedele. Era un romanzo, un altro romanzo, proprio della più amata, Il mio paradiso è deserto. E chiedeva ancora qual era il tuo rapporto con la tua città natale. Se è più forte rispetto a Roma, se sei ancora legata, aveva questa curiosità. Diciamo che c'è questa cosa tragica, che io potrei stare ovunque perché non uscendo molto, dove mi metti sto. però ovviamente Orbetello rappresenta l'infanzia, rappresenta la mia famiglia, l'origine, quindi è ovvio che è proprio la mia impronta, è l'origine di tutto. Ci torno d'estate, insomma, così, non volentieri, ci torno con mia figlia, però ovviamente ancora ho molta sofferenza, perché lì ci sono tutte le persone, cioè ogni posto, no, contiene le persone che non ci sono più, e questo è una vita che non c'è più, e questo ancora un po' di sofferenza me la procura. E la mia città, in realtà, avendo cambiato quartiere, io prima stavo ai Parioli, è come vivere un'altra città, quindi anche quella, insomma, me la vivo bene, però certo. Un'altra... Roma è così. Romano consente. Esatto. Benissimo, con il commento di Annalisa Penzo, che è sempre un'altra nostra amica, dice: che bello scoprire una scrittrice così diretta. Grazie. Grazie mille. Direi che possiamo salutare tutti i nostri amici. Io e Silvia salutiamo ovviamente Teresa Ciabatti e poi Maria Toline, Alice Scolamacchia e la nostra Arianna Bella. La nostra social. Girl power! Per chi volesse rivedere poi questa diretta, può andare sul nostro canale YouTube oppure sulla nostra pagina Facebook, la ritroverà tranquillamente. Ecco qui Mauro Mandato. In sovraimpressione www.l'altracittaroma.com, questo è il nostro sito, al cui interno ritrovate tutte le nostre attività, nonché il catalogo, cioè i libri presenti in libreria. Teresa, noi ti aspettiamo, se vorrai venirci. Vabbè, a parlare. Assolutamente, io volevo ringraziarvi tantissimo, e che dire, farvi in bocca al lupo per la casa editrice. Oh.
Ah, bene, dai, poi magari ne parliamo un giorno. Ti ringraziamo tantissimo. Spero di vedervi, di persona. Grazie Teresa, grazie. 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 Grazie.